Come fare in modo che un uomo pensi a te e che gli manchi? Come renderlo ossessionato da te? Allora, se vuoi che un uomo ti pensi, se vuoi un uomo, che un, mancare un uomo, devi utilizzare alcune semplici strategie comportamentali. Intanto la prima cosa che devi fare è evitare di fare errori, perché spesso si commettono degli errori. E questi errori diciamo che non portano nulla di buono da questo punto di vista. Gli errori che si fanno sono davvero veramente errori grossolani talvolta, per cui è molto importante evitare di fare. Ad esempio, una donna che si dimostra bisognosa, una donna che si dimostra sempre alla ricerca, insomma, di qualcuno che ti insegue, che insomma, ecco, questo è un qualcosa che assolutamente non deve essere fatto, perché se ti comporti in questo modo commetti degli errori. E poi, molto importante, il primo trucco è sfruttare proprio l'istinto competitivo maschile, quindi affinché lui, lei, cioè affinché lui diventi ossessionato da te, devi sfruttare il suo istinto competitivo. Tutti gli uomini competono per le donne, fondamentalmente. È ovvio che una donna che non è desiderata da nessun altro uomo non genera nessuna competizione, quindi se, devi sempre avere presente degli, presenti degli antagonisti. Non puoi mai essere senza antagonisti. Quindi trovati sempre qualche spalla a qualcuno, perché questo è un punto fondamentale. Lui deve proprio toccare con mano che ci sono uomini che ti cercano, che ti vogliono, attraverso i social. È sicuramente una modalità utile. Puoi utilizzare i social, puoi utilizzare altre cose, diciamo, puoi utilizzare, se non vuoi utilizzare i social, comunque altre situazioni per far sì che comunque lui percepisca che ci sono tanti uomini che ti desiderano. Con i social devi crearti delle pagine che siano pagine di qualità che lui comunque andrà a spiare, ma poi fondamentalmente sarebbe anche cosa buona e giusta che le cose avvenissero, ad esempio, non soltanto tramite social, ma anche di persona, per cui dovrebbe di persona essere interessato, diciamo, a questa situazione. Questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale, cioè essere interessato a dimostrare che vuole ovviamente entrare in competizione con questi. Quindi la gestione degli antagonisti è un punto fondamentale, quindi devi essere sempre presente. Poi devi farti vedere come una donna di qualità, perché questo a prescindere da tutto, perché altrimenti se attrai solo da un punto di vista fisico, sì, magari potrà essere dispiaciuto che ci sono antagonisti e tutto, ma no, tu devi essere proprio vista come una donna di qualità, una donna di valore, una donna che presenterebbe alla madre, una donna che potrebbe essere la madre dei suoi futuri figli, poi qua ovviamente dipende dall'età, o la donna che presenterebbe i figli, insomma, qui dipende dall'età, però devi essere una donna che sa, diciamo, essere una donna di qualità. Una donna di qualità chi è? È una donna che non è una sciampista senza arte né parte, ma è una donna di cultura. Non è una donna, non è una poveraccia, è una donna che ha comunque capacità, diciamo, di produrre denaro, perché purtroppo sembra strano, ma conta pure quello, quindi una posizione sociale, una donna, insomma, una donna che sa vestirsi anche con classe, che sa, una donna indipendente fondamentalmente. Questa è una donna di qualità, una donna con valori, non una zoccolona, perché, come dire, questo è un altro punto fondamentale, è comunque una donna che possa essere veramente una donna di classe, una donna di valore. E poi non devi essere sempre disponibile.
Questo è un'altra cosa fondamentale. Devi essere sempre gentile, cioè avere un guanto di seta, ma la mano di ferro, tra virgolette. Cioè, devi essere sempre gentile, ma non devi essere disponibile. Non devi essere sempre disponibile. Quindi lui deve fare, tra virgolette, deve metterci delle energie, deve metterci dell'impegno per avere, tra virgolette, la tua presenza, perché altrimenti ciccia, questo purtroppo è molto importante. Se tu sei eccessivamente disponibile nei suoi confronti, non riuscirai a coinvolgere, non riuscirai a farli innamorare. Purtroppo le cose funzionano un po' in questo modo, no? Se non c'è un coinvolgimento, cioè non. Poi non otterrai niente dopo. E l'ultimo punto che è fondamentale è quello di utilizzare il rinforzo intermittente e l'effetto Zeigarnik contemporaneamente assieme, perché di solito se ne usa uno, se ne usa l'altro, ma usati contemporaneamente sono veramente molto potenti. Questo rinforzo intermittente, che significa che ogni tanto lo rinforzo e lo gratifico, ogni tanto no, secondo diciamo. La gratificazione potrebbe essere la tua presenza, la gratificazione potrebbe essere un complimento, insomma, qualunque cosa che gratifica la parte logica. Ecco, questa è l'assenza di gratificazione quando magari lui se l'aspetta. Se lui si aspetta il buongiorno, tu non glielo mandi, quella è una penalizzazione. In realtà non è che hai fatto qualcosa contro di lui, semplicemente non hai fatto una cosa. Ecco, quindi questo è un qualcosa che può essere utile e abbinato all'effetto Zeigarnik diventa veramente potente. L'effetto Zeigarnik è quell'effetto per cui devi lasciare delle Gestalt aperte, generi praticamente un pensiero ossessivo nei suoi confronti se lasci delle Gestalt aperte. Questo è davvero molto importante. Lasciare delle Gestalt aperte vuol dire essere misteriosa, non dargli delle sicurezze. Meno sicurezze gli dai, meglio è. Ecco, questo è molto importante. Se tu utilizzi la combinazione, diciamo, di questi sistemi, otterrai veramente dei risultati molto importanti e tenderai a coinvolgerlo, tenderai a farlo innamorare, tenderai proprio a farlo ossessionare, ma ossessionare di brutto è per te, provare per credere, diciamo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale.